Per noi economia circolare significa soprattutto risparmio energetico e riciclo delle materie prime. Volevamo capire come alcune soluzioni di economia circolare potevano impattare sui nostri flussi aziendali. Riduzione degli sprechi, gli sprechi di materie prime, sprechi di risorse energetiche, il riutilizzo, il riuso, la possibilità che il prodotto, una volta giunto a termine della sua vita, possa essere in qualche modo riutilizzato e il riciclo quando non può essere utilizzato e non favorisca un impatto negativo sull'ambiente. L'economia circolare ormai è un tema troppo grande, è impensabile che non ci siano ricadute su quello che è il mercato anche dei nostri prodotti. Il settore nautica, in particolare in quello racing, sono molto sensibili al tema della sostenibilità. Sempre più ci spingono a trovare soluzioni nel nostro processo produttivo per utilizzare o materiali riciclati oppure per trovare soluzioni per riciclare quello che è il componente che utilizziamo per le loro imbarcazioni. Riconosciamo l'importanza di un approccio rigoroso, scientifico, ad un argomento che si presta anche a molte generalizzazioni. Il progetto ci ha stimolato anche ad andare oltre e quindi non solo trovare il modo di riciclare i materiali che utilizziamo, ma anche trovargli una seconda applicazione. L'economia circolare spezza sicuramente un paradigma e obbliga l'azienda a non guardare più solamente al proprio interno, ma a guardare anche all'esterno. È stato fondamentale avere supporto di un team specializzato in questo senso, diversamente non avremmo avuto le risorse per portare avanti questo lavoro all'interno. Questa cooperazione è stata sicuramente stimolante.